salse che avete già in tavola, la mostarda si capisce facilmente qual è, nel portasalsa invece avete 5 salse, alcune della tradizione piemontese, alcune più della tradizione nostra toscana. Qualcosa ci accomuna e sono le salse verdi, bene o male si fanno un po' uguali in tutta Italia ed è una salsa che arriva da noi dal Medioevo, era un classico delle tavole medievali. Ne avete in due versioni, quella col cappero è una salsa verde ricca che c'è l'aggiunto del torlo d'uovo sodo, l'altra invece è la rustica, molto più semplice, senza l'uovo sodo. Quella rossa, più rosso, più brillante, è una salsa rossa che è a base di pomodoro, con una pomarola con l'aggiunta, diciamo, del peperone. Quella più beigeolina, fluida, molto omogenea, è la salsa Aivie, che è una salsa a base di miele e senape. Quella che invece vedete più verdolina chiara è un sapore fiorentino che è a base di pane, noci e basilico, una nostra salsa. La rossa invece scura è la cugnà, che è a base di pere e di mele cotogne, vino, meglio mosto d'uva, ma in questo periodo non c'è, quindi è a base di vino e mele cotogne. Per la successione dei pezzi vi porteremo in tavola sempre prima un pezzo e poi un pezzo del manzo e un suo complementare. I primi due pezzi che andiamo a assaggiare sono la gallina, in quanto è il più tenero degli ammennicoli come sapore, e il tenerone, lo chiamano loro, ma noi lo chiamiamo costoline, che sono la parte qua del costato della mucca. Ora passeremo a servirvi i due pezzi e poi via via porteremo tutte e 7 pezzi del bollito.